In tutta la nostra regione Salento, questo periodo le tavole si imbandiscono di prelibatezze. Veramente sono pietanze che non soltanto danno piacere al palato, ma anche agli occhi. Noi siamo adesso pronti per andare insieme a voi a Francavilla Fontana, insieme a Isabelle Tramaschere. Là a Francavilla Fontana ci aspettano vecchi amici nostri, gli amici dell'Università della Terza Età. Insieme a loro Isabelle Tramaschere preparerà tante cose gustosissime per il Natale. Per esempio le pittule con il cavolfiore, poi un meraviglioso stufato, poi anche qualcosa di dolce, tra queste il tipico tronchetto natalizio, ma tante, tante altre prelibatezze. Andiamo direttamente a Francavilla con i nostri amici. Oggi siamo a Francavilla dagli amici dell'Università della Terza Età. Permesso? La nostra funzione è quella di far sì che le persone anziane possano sentirsi in mezzo agli altri, quindi socializzare, relazionarsi e in questo modo abbandonare l'idea dell'isolamento che molte volte prende le persone che sono sole. Anziani, io qui anziani non ne vedo. No, sono anziani come termine di età, ma sicuramente hanno tanta vitalità e tanta voglia di vivere di più di quanto non siano i giovani di oggi che hanno sempre problemi. La farina, il sale, il lievito, l'acqua e vengono impastate in pasta liquida in modo da poterle poi battere con la mano, e col lavoro con la mano viene fatto perché devi battere parecchio in modo che la pasta poi viene a lievitare calde, poi buone, meglio ancora. Calde vanno mangiate calde. Io me le mangio pure fredde, devo dire la verità. Cavolfiore. Con le mignole. No, cavolfiore. Mignole bianche. Bianche. I cavolfiori. Ecco. Giovanna, quante ne faci? Quante ne faci? Quante ne fai? Pettole. Ah, pettole per tutte. Per tutti? Olive, cipolle, pomodoro. Profumate. Sono profumate, sono buone. Facciamo un dolce natalizio. Una cosa poche, dopo le cose salate, vero Sabè? Ah, ma cosa tu c'è dopo le cose salate? Allora, io faccio il tronco natalizio. Mi serve un pan di Spagna, molto sottile, fatto con 6 uova, divido i tuorli dagli albumi, 100 grammi di zucchero, 100 grammi di farina, a parte mi monto i bianchi a neve, unisco i due composti, va in forno. Prodotto finito è questo. Subito lo devo arrotolare, faccio prendere bene bene la forma, dopodiché lo posso lasciare libero e si raffredda. La crema è fatta con uova, zucchero, farina e latte, che si addensa sul fuoco. Bagno il pan di Spagna con un po' di amaretto, io mi spalmo tutta la crema per bene e me lo riempio tutto. Una volta che io l'ho spalmato bene bene, ci metto frutta secca sbriciolata, perché siamo a Natale. La frutta secca è un classico, non manca mai sulle tavole. Ci sono mandorle tostate, nocciole tostate, pistacchi, amaretti piccoli sbriciolati. E io ci riempio tutto il pan di Spagna in questo modo. Mi sa che questa cosa è proprio buona, eh? Buonissima. Ecco qua. Lo metto nel piatto da portata e lo metto un po' in frigo. Nel frattempo mi preparo la farcia, per la glassa per coprire. Faccio una glassa con mascarpone, un quarto di mascarpone e 4 cucchiai di Nutella. Ah, vediamo un poco. Assaggia, vedi se ti piace. Secondo te? Per me è buona. Mangia, mangia, non ti preoccupare. Ma parte innamorata.
creature per ricordare la corteccia del tronco, giusto? Poi lo metto sul piatto da portata e poi lo decori come vogliamo. Isabella, ma che stai facendo? Io devo guarnire tutti i dolci e tu te la mangi? Ma è troppo buona. E vabbè, poi te la faccio una coppetta e te la porti a casa, va bene? Va bene. Mi raccomando, mo, Allora, golosa signorina, la canna, di Sima Franca Ida, la canna. Allora, per fare i tartufi ci metto farina di cocco, 500 g di ricotta e 300 di zucchero. La pasta finita è questa. Impasto tutto, poi faccio quindi le polpette. Quindi pure questo posso assaggiare? Sì. E poi lo passo nella farina di cocco, se lo voglio bianco. Mangia, mangia. Se lo voglio scuro, lo passo nel cacao. Lo metto nel piatto e il piatto finito è quello. Questo piatto lo preparava, si chiama la granata. Si chiama, così la chiamava la mia bisnonna, la nonna e mia mamma. E io continuo a fare, perché è una cosa che piace a tutti. Mamma mia! Questi sono sannacciutole. Sannacciutole. Ah, sannacciutole. Devo assaggiare tutto. Come no? Assaggiate, assaggiate. Devo assaggiare proprio tutto. Bucce di arance, fatte con la cioccolata. Assaggia. Deve assaggiare per forza. Quelle sono le cartellate. Già assaggiate. Procedimento. La mia signora che mi ha fatto assaggiare tutto. Questa è la mia specialità. E questa specialità? Queste sono con la ricotta. Sono riempiti di ricotta. Queste le ho comprate, confezionate. Loro possono essere ricotta, zucchero. Mandorle e cioccolata. Questi sono mandorle abbrustolite e cioccolato. E avvolti nel cioccolato, poi messi nelle cartine. Devo assaggiare pure questo? Sicuramente, sì. Buonissimo, la nostra specialità. Beh, come si suol dire, abbiamo preso per la gola. E infatti questa sera è qualcosa di incredibile. Beh, l'Università della Terza Età ormai è un'associazione che è un punto di riferimento importante per Francavilla Fontana e direi anche non solo per la nostra città. Ma poi in questa bellissima struttura, dobbiamo ringraziare anche la famiglia Lo Parco per aver dato questa possibilità, in questa bellissima struttura che l'estate vive veramente anche dei progetti importanti dal punto di vista sociale, quello della masseria didattica, che quest'anno sicuramente festeggerà il secondo anno. Assessore, noi di vostri prodotti tipici, davvero, di vostre prelibatezze non ce ne siamo fatti sfuggire nemmeno una, dal dolce al salato, al dolce, abbiamo gustato davvero tutto. Noi vi ringraziamo per questa accoglienza straordinaria. Noi speriamo che sia stato tutto di vostro gradimento. Buonissimo. Che vi è piaciuto tutto. Come vi hanno piaciuto i canti, come vi è piaciuta l'accoglienza, la presenza di tutti questi belli facci, compreso il presidente e il segretario che sta creato, e sto rosiconi, portatelo, datelo in un posto dove così ne andiamo tutti. Presidente, grazie di cuore per l'accoglienza, noi siamo stati davvero bellissimi. Noi vogliamo far entrare la gente nel cuore della nostra terra. Certo. E quindi vogliamo far mettere le mani in pasta, non solo ai bambini, ma anche ai grandi. Sì. Grazie davvero di cuore per l'accoglienza, grazie mille, grazie. Grazie a voi. Ma me lo puoi dire del mondo? Un altro viene qua. Ma vedi che è invidioso. Godo, ma fa sempre casino, non c'è niente da fare. Com'è bella andare, sogniti insieme a te, in questa atmosfera dolce di Natale.